tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Doc e oggi siamo qui per parlare appunto delle nuove missioni per Donovan e del nuovissimo viaggio eroe. Lo so ragazzi, le avevo promesso live e cose del genere, ma sono completamente morto in questi due giorni. Cioè, mi sono messo a tagliare l'erba, a fare il prato, a fare quello, a fare l'altro. Mi sono beccato mar de gola incredibile, incredibile. C'ho malissimo raga, urlo perché me ne sbatto, però vabbè. Appunto, in questi due giorni qua ero tipo... E quindi, boh, ho lasciato perdere a far video live, però oggi proviamo a fare sto video qua. Se non mi muore la voce entro 10 minuti, vediamo se domani o alla peggio, domenica, che vi curo ancora un pochettino, facciamo la live sul serio, perché ragazzuoli... E che cazzo, ogni volta esce qualcosa, però io la voglio fare la live, quindi... Domenica ce la farò... Sto già morendo adesso. Ok, cominciamo, perché sennò qua io c'ho poco tempo a disposizione, quindi... Lasciate un bel like per la mia gola, supportatemi con una bella iscrizione che siamo quasi a 15.000, quindi cliccate quel tastino lì e commentate quelle cose che vorreste vedere. Bene, cominciamo, ritiriamo il premio come prima cosa, va? Grazie, grazie, carino per carità, ma non me ne faccio niente. Allora, panchinaro, ale... Allora ragazzoli, partiamo dalle missioni per il carissimo Roberto Carlos e Donovan. Tra parentesi, qua hanno cambiato i giocatori. C'è il grandissimo Del Piero, Rio Ferdinando, Casillas, Raúl Vieira, Ronaldo, Xavi. Delle bestie. Allora, questo Del Piero, per esempio, è leggermente più forte, ma solo leggermente, di quello 113. Leggermente, cioè appunto è un pelino fatto meglio, ma poco poco. Leggermente più potente, ma poco, ve lo posso assicurare. Quindi, beh, cambia poco, oserei dire. Rio Ferdinando con forza è una bestia, ma Rio Ferdinand in generale è davvero sempre uno dei top difensori di questo gioco. E vedendolo con tutta questa potenza, poi sì, non arriverà a livelli di ritmo incredibili come siamo abituati a vederlo, perché comunque ha forza, quindi il ritmo non sale. Però il suo 140 di ritmo con 190-190 ce li avrà tutti, quindi ottimo difensore, ragazzuoli, davvero ottimo. Poi, caro Casillas, come sempre, è basso. Io lo sconsiglio, poi fate voi, ovviamente. Il caro Raúl è un ottimo attaccante versatile, perché comunque sia una buona seconda punta che un discreto giocatore da prima punta, diciamo. Infatti, finalizzazione compensa entrambe le cose. Molto forte, allora in generale è molto forte, è un po' lento, ok? In realtà, per esempio, la differenza tra lui e Del Piero è che Del Piero è un po' più veloce e un po' più tecnico e ha più passaggi, però meno fisico. Questo invece Raúl ha un po' più di fisico, il che lo rende uno che può anche saltare di testa, eccetera, eccetera, eccetera. Non male, un con 116, molto valido. Patrizio Vieira è invece uno dei centrocampisti centrali che... più forti che vedo, secondo me, perché comunque davvero forte, leggermente più difensivo che offensivo, ma nella realtà è un centrocampista centrale molto versatile, perché fa sia la fase offensiva che difensiva senza grossi problemi. Consigliatissimo, raga, veramente consigliatissimo, perché usa il CC, è una bestia. Appunto, il caro Ronaldo, questo qui invece, è una macchina, ok, veramente una macchina. Perché? Perché, raga, 155, 156, 122, 145, 128, lui corre come una bestia, ha un ritmo devastante, cioè, ha un fisico devastante, ha una reattività incredibile, ed è davvero forte. Io lo consiglio tantissimo, questo Ronaldo, probabilmente uno degli attaccanti più forti del gioco. Xavi è un grandissimo CC offensivo, pecca nella fase difensiva, per carità, è sul fisico, però è molto buono coi piedi, coi passaggi, cioè i suoi lanci sono una roba precisissima, spettacolare. Quindi ovviamente lo consiglio, un buon centrocampo sarebbe uno come Xavi e uno come Patrick Vieira, uno grosso che vi fa entrambe le fasi e uno che vi imposta alla perfezione tutte le azioni. Quello lì sarebbe un centrocampo della maremma santissima, secondo me. Comunque, passiamo a vedere quali sono le missioni che servono per il caro Donovan. Se non lo sapete, dovete cliccare due volte sulla missione settimana 2 per vederle, ok? Bisognerà completare tutte le missioni giornaliere 5 volte, quindi è davvero molto semplice. Bisognerà ottenere 10 pacchetti trophy Chichan gratuiti. Quindi qua purtroppo non si può finire entro la settimana, perché i pacchetti trophy Chichan gratuiti sono questi qua, ragazzuoli, ok?
E appunto ce n'è gratis uno al giorno, quindi c'è poco da andare lontano. Vedete, prima ero uno, adesso sono due, quindi c'è poco da andare lontano. Bisogna per forza di cose aspettare il tempo necessario per riuscire a finire la missione in tempo. Ma tanto continua anche nella settimana dopo, non c'è il problema, lo si prende comunque, ok ragazzuoli? C'era la voce che avrebbero cambiato le cose, ma era una stronzata, raga. Non seguite tutte le cose che dicono, perché c'era tantissima gente che mette: ah, ma poi non c'è più Roberto Carlos, mettono altri, oh mio Dio. No, raga, se le cose c'è, allora non guardate tutti i video di FIFA, perché c'è gente che dice una marea di cagate, che cerca di dire solo cagate per portare contenuti. Cioè, nel senso, è quello il problema. Nella realtà, in questo gioco si può tranquillamente portare un contenuto al giorno, ma quando vedete delle cose che sono completamente assurde, non seguitele, perché sono cazzate al 110%, ok ragazzoli? Su questo gioco si dicono una marea di cagate, quindi scindere la verità da quello che è una bufala non è semplice, ma diciamo che col tempo si capisce. Cioè, proprio a vista, lo vedete proprio a vista che è una cagata, perché se ci fosse stata un cambio, ci sarebbe stato un tempo, un qualcosa. E invece sì, c'è il tempo, ma non per l'aggiornamento, ma per la scadenza, perché appunto da 13 giorni è finito l'evento e quindi di conseguenza dovremmo già averlo preso e la 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 la. Quindi se non c'è una cosa che si aggiorna, ovviamente non cambieranno i giocatori, ok? Bene, spero che le missioni settimanali siano gratis e che l'analisi veloce di quei giocatori lì mi sia interessata. Adesso andiamo, passiamo ai giocatori del Viaggio Eroi, i nuovi eroi. Quindi andiamo a vedere quanto sono forti e chi potrebbe essere utile e chi meno. Andiamo! Ed ecco qua voi i nuovi 4 eroi della Viaggio Eroi del 23. Allora ragazzuoli, costano un delirio, quindi proprio a livello di punteggio costa un sacco. Ma vabbè, cominciamo ad un'analisi su Kewell. Partiamo dal più basso al più forte, ok? Allora, Harry Kewell, grande ritmo, grande tiro, grandi passaggi, veramente grandi passaggi, 140 non è poco per un'ala, 150 e 106 di fisico, quindi anche un discretino fisico, 5-4 di piede debole, quindi quando rientrerà e tirerà sarà un po' meno performante che andare direttamente sul cross, ovviamente, ok? Per il suo piede debole. Ovviamente però, ragazzuoli, lui è tanto forte, scusatemi, stavo morendo, ho dovuto tagliare un attimo sta parte, comunque lui è tanto forte. Ovviamente c'è di più forte, tipo Vinicius, eccetera, eccetera, eccetera. Però ovviamente se lui lo ottenete gratis, comunque non è male, è una buonissima carta, stra performante nel suo ruolo. Comunque tanti più forti di lui non è che ce ne sono. Ce ne sono giusti 3-4, che sono tanto più forti di lui, magari 5-6 anche. Però lui è davvero tanto performante, ha delle statistiche comunque tutte sul 150, quelle utili. Ed è tanta roba comunque avere tutto a 180-190 quando vieni potenziato, quindi lui è davvero molto molto forte, ve lo assicuro. Passiamo al prossimo, che è Vlosimir Nijens Smolarek. Allora, che sembra il nome di un polaretto, però no, sinceramente non so chi sia. È uno dei pochi che davvero... Ma non so neanche la squadra per cui giocava, cioè il Windsor Slots non... Comunque, è un attaccante molto strano. Cioè, allora, ha delle pecche giganti, come il piede debole, le mosse abilità. Però, raga, cioè, allora, statisticamente è uno degli attaccanti meglio fatti che ci siano. Cioè, allora, nel senso, statisticamente, perché è veloce, ha buon tiro, ha buoni passaggi, ha buon dribbling e ha tanto fisico. Cioè, a livello di struttura della carta è fatto molto molto bene. Il problema è che è alto 1,71 ed è a dribblatore veloce, basta. Ha un colpo di testa incredibile, ok. È un giocatore strano, cioè nel senso, allora, per come è formato, io pensavo, così senza aver visto quanto era alto, che fosse un attaccante adatto per il cross spamming, perché giustamente guardi qua, vedi che ha ritmo, fisico, a torre, dici Poi vai a guardare sulle cose, salto, tanta forza, tanto colpo di testa, tanto equilibrio, quindi dici vabbè, questo di testa è miracoloso. Poi vai a guardare ed è alto 1,71 per 70 kg con dribblatore veloce. È un attaccante che allora non è male, però 3 di piede debole è davvero troppo poco, sia per il versus che per il confronto, come anche 3 di mosse abilità, perché puoi fare veramente poche mosse abilità rispetto a quelle che uno potrebbe fare. La cosa è che però cioè, effettivamente lui è forte in tutto. Cioè, allora, può fare effettivamente tutto,
ma vi farà un botto bestemmiare per i suoi movimenti, che comunque non sono così fluidi per le mosse abilità troppo scarse, e ovviamente ha anche di 3 di piede debole, quindi se tirerà mai per disgrazia di destro potrebbe tirar fuori o comunque farsi parare molti tiri. Consigliabile? No, assolutamente no, però fosse stato anche solo con 5-5 di piede debole, 4-5 di mosse abilità, sarebbe stata una seconda punta molto valida, perché comunque ha anche fisico e un grandissimo equilibrio, quindi avrebbe potuto segnare di testa, segnare di piede, segnare di cose, segnare in qualsiasi modo. Peccato che ha quei due disagi molto evidenti che comunque danno fastidio e non poco durante il gameplay. Passiamo al prossimo. Per esempio, lui è una seconda punta, secondo me, fatta molto bene. Peccato che non ha tutto questo dribbling, ma va ad aumentare grazie al potenziamento abilità seconda punta, quindi ci sta. Ha un buon fisico, ha un po' pochi passaggi, per carità, tanto tiro, non è velocissimo, ok? Però Jean-Pierre Papin è molto agile, molto equilibrio, molta reattività, una discreta forza, buon salto, perché ha 132 di salto, comunque 151 di colpo di testa, che non è poco. E alto 1,76, vero, però è alto medio, con roccia, tiro da lontano, colpo di testa potente, tiro d'esterno. Ha delle statistiche che lo completano, poi per chiunque l'abbia provato anche le sue versioni prima, Jean-Pierre Papin è tanto tanto forte, è tanto tanto forte, comunque è una lo chiamavano l'acrobata. Lui, anche se non ha classe, può far cose tipo rovesciate, eccetera eccetera, perché è un eroe a livello di acrobati. Sembra una stronzata, raga, però cioè, uno che non ha classe solitamente non può fare certe cose, ma lui se ne sbatte e le fa lo stesso. Sono più o meno come le api, che non potrebbero volare, ma loro non lo sanno e quindi dicono vabbè, io volo lo stesso. Stessa cosa per Jean-Pierre Papin. Lui non ce l'ha classe, non si vede, non c'è, cioè non è che non c'è, ok? Però fa gol in rovesciata, fa gol di testa volante, lanciandosi, fa gol, ok ragazzuoli? È molto performante come carta, lo consiglio come attaccante, perché comunque un 114 è buono, tante tante robe. Ovviamente ci sono attaccanti più forti, come abbiamo visto appunto Raul, Ronaldo, i giocatori delle stelle retro, eccetera eccetera eccetera, ma lui è davvero molto molto valido, sappiatelo. Passiamo al prossimo. Claudione Marchisio. Lui è veramente, veramente forte. Allora, forse addirittura più forte di come era quando giocava, perché, cioè, l'hanno fatto forte come Patrick Vieira. Cioè, adesso io non vorrei esagerare, ma Patrick Vieira ha vinto veramente, cioè, era leggermente più forte di Marchisio, secondo me, ovviamente, ok? Però vabbè, lasciamo per lui il principino, perché io sono anche della Juve, per carità. Però, cioè, vabbè, comunque sì, devastante, ha delle statistiche mostruose, proprio forte, forte, forte. Addirittura, vi posso dire, se avete lui e Patrick Vieira, cazzo, siete pericolosi a centrocampo. Se poi avete un centrocampo a tre, centrocampisti centrali, con Gullit, Marchisio e Vieira, lì veramente uno che vi guarda quel centrocampo dice oh porca puttana, ci saranno dei problemi, perché sono devastanti, ok ragazzi? Sono davvero tra i tre centrocampisti più veramente forti quando si gioca, ok? Davvero consigliabilissimo. Io, cioè, non so cosa dire di più. È davvero molto molto forte per classe, tiro da lontano, alto alto, a difesa, fisico, a ritmo, a tutto. Cioè, a tutto fondamentalmente, c'è poco da andare lontano. Sarebbe buono anche come COC, sarebbe buono anche come CDC, quindi non sarebbe tanto buono come esterno, però cioè da CC, CDC e COC, devastante. Comunque ragazzuoli, il video termina qua, spero di avervi fatto una bella analisi, di avervi detto le cose che dovevano essere dette. Fatemi sapere cosa volete vedere nei prossimi giorni, io farò il possibile, ma davvero ho la gola morta, però ragazzuoli, facciamo il possibile per dedicarvi il più possibile, per portare il più materiale possibile, per finire il gioco in bellezza. Fatemi sapere se preferite la live domenica o lunedì, perché sono sicuro che ce la faccio ad essere guarito un attimino, perché devo prendere ancora un po' di roba. Ma appunto, penso che per domenica riesco a sostenere una live di un'ora parlando senza problemi. Adesso non ce la faccio, raga, c'ho veramente, già adesso che ho fatto questi 10 minuti sto veramente male. Comunque vabbè,
Lasciando questi discorsi qua, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ok ragazzi, fatemi sapere qua sotto che cosa volete vedere nella maggiore. E spero domenica con una nuova live. Ok ragazzoli, scusatemi tanto per il disagio, ma sto facendo il possibile con tutti questi impegni di lavoro e cose. Mi stanno veramente massacrando in tutti i modi. Comunque, bene, detto questo, grazie di cuore a tutti quanti voi che mi sostenete sempre. Grazie per i like, grazie per il supporto e tutto quanto. Grazie di cuore per tutto. Bene, detto questo, vado a riposarmi un pochettino, che è meglio. Un ciao ciao da Docti. Ciao ciao ragazzoli, passatevela buona.